dedicato appunto a quello che in effetti è il contenuto delle giornate quasi omogenee. Fatto, stanno parlando di uno in merda. Giù. Questa volta c'entra in modo particolare perché stasera, pensa te, abbiamo chi vince avranno il giorno buono, ma chi perderà la partita, signori miei. Oh, è un giorno in merda. Giorno in merda, va Fiorentino, frato. Frato. Che merda! Siete frato! La antenna 1! Quello cubano! Quello cubano! Belli come il sole, Peppo Rep! Frato, Peppo Rep! Poi! E guardo sempre la speranza dentro gli occhi dei bambini che giocano per strada con i topi e con i tombini. Per lui ormai ci sta solo sta cazzo e roba yanga. Hai voglia di scassare qualcosa sembra poco domanda. Ma per il risate si compagna pure e chi sa pucciare che si fa un buon volume. La vita che sta fa è stato un cereale, sta roba un cereale, che fa niente, con gli sultani a fresca, è il giorno e merda, e allora come vedete questi ragazzi hanno raggiunto 44.000 visualizzazioni appunto su YouTube e hanno creato questo brano dedicato appunto a quello che in effetti si vede un po' in giro e noi diciamo molto simpaticamente possiamo in alcuni casi condividere questi umori, no Armando, cosa ne pensi? Infatti è proprio questa l'iniziativa di questo brano, di imitare i giovani che si ascoltano qui su Radio Antelone a non prendere ad esempio ciò che dice questa canzone, perché purtroppo le belle esperienze ma anche le brutte capitano in tutta la vita di ogni persona. Senz'altro, io mi riferisco anche al fatto che qui proprio Napoli è portata anche ad esempio di tante cose negative, invece noi bisogna spezzare una lancia in favore di questa straordinaria città che praticamente dà le emozioni più belle a tutti quanti, quindi questa sera praticamente noi ne vedremo delle belle e speriamo di fare il tifo per la nostra squadra. Forza Napoli ragazzi! Antenna 1. Si bella, cadano qui. Invece di una guaccia.